come in tutte le strutture ospedaliere, essendo la, comunque la sanità un'organizzazione sanitaria complessa, ci sono sicuramente degli aspetti positivi così come delle criticità. All'interno della struttura questa è sicuramente un'azienda che si porta dietro il fatto comunque che strutturalmente è un'azienda monoblocco, e quindi questo è un fatto positivo in una logica di percorsi ospedalieri. Ci sono delle potenzialità importanti, delle specialità che lavorano molto bene, ci sono altre che hanno un gap che in qualche modo si portano dietro da anni e che stiamo cercando di recuperare, soprattutto sull'aspetto della, del personale. Quindi c'è una carenza di personale che è un dato di fatto complessivo della sanità italiana. Ma nello specifico qui ci sono delle azioni che potevano essere fatte e che noi stiamo cercando di mettere subito a sistema, e credo che da qui alla, alla fine del mese avremo sicuramente un'integrazione del personale per alcune unità operative. Stiamo lavorando su tre fronti con iniziative a breve termine, a medio termine e a lungo termine, quindi comunque indipendentemente dal sottoscritto stiamo lanciando una serie di attività e di iniziative che seguiranno anche la data della scadenza del mandato, che è il 30 di giugno, quindi speriamo che chiunque venga dopo di me abbia la possibilità di proseguire invece un'attività che stiamo mettendo in cantiere oggi.